Secondo il GIP di Perugia, Luca Semeraro, l'uomo che ha ucciso i suoi due bambini aveva maturato l'efferato delitto già 15 giorni prima. E un cingalese è stato arrestato dalla polizia di Terni per maltrattamenti in famiglia. Picchiava moglie e figlio. La Guardia di Finanza di Puglia ha effettuato una nuova operazione anti-evasione fiscale. Ha scoperto, assolutamente sconosciuti al fisco, un concessionario di auto e una auto-officina. Il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato una serie di controlli capillari nelle zone di caccia della Merina, provincia di Terni. Vertice regione per la conta dei danni legati al maltempo, dal governo 250 milioni di euro per le popolazioni di Umbria e Toscana. Molto positivo il bilancio delle edizioni 2012 di Umbria Liberi. Il Perugia ha cambiato allenatore, ma non il modulo. Andrea Cablone ripropone 4-3-3. Buonasera, benvenuti. Cominciamo con la cronaca giudiziaria. Secondo il GIP di Perugia, Luca Semeraro, l'uomo che ha ucciso i suoi due bambini aveva maturato l'efferato delitto già 15 giorni prima. Ballarani. 15 giorni prima del duplice omicidio dei figli, il muratore marocchino Mustafa Ajayji aveva maturato l'idea di morire uccidendo Ahmed e Jian di 8 e 12 anni, portandoli via con sé come cose alle quali teneva di più. È quanto scrive il GIP di Perugia Luca Semeraro nell'ordinanza di convalida dell'arresto da parte dei carabinieri del 44enne che era stato appena lasciato dalla moglie. Secondo il giudice, il motivo del duplice omicidio è dunque nell'idea dell'amore paterno come possesso, morire portando via con sé nell'aldilà i figlioletti senza alcuna consapevolezza che compito di un padre è esattamente il contrario, ossia quello di far crescere i propri figli aiutandoli a diventare adulti e indipendenti, non cose da portare via. Il duplice delitto, secondo il GIP, sarebbe maturato nella contrapposizione con la moglie e anche il rapporto con lei rivelerebbe un amore inteso come possesso del coniuge. Nel momento in cui la moglie lo ha lasciato, l'uomo avrebbe dunque compiuto il terribile gesto per sottrarre alla donna ciò che avevano di più caro e portarli con sé. Per questo, Ajayji, ora detenuto a Spoleto, è stato definito personalità violenta e pericolosa che ha ucciso i due figli con motivazioni sprezzanti del valore della vita. La procura contesta allo straniero anche l'aggravante della premeditazione. Un cingalese è stato arrestato dalla polizia di Terni per maltrattamenti in famiglia. Picchiava moglie e figli. Un operaio cingalese di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Terni per aver più volte maltrattato moglie e figlie. L'uomo è stato bloccato nel pomeriggio di ieri dalla squadra volante di Terni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia aggravati con recidiva reiterata. Lo straniero lo scorso giugno era stato denunciato a piede libero a seguito di un intervento della polizia nei pressi del cimitero dove era stata segnalata una violenta lite familiare. La donna e la figlia di 11 anni si erano rifugiati presso i poliziotti appena arrivati e lui, con altre due bambini, era fuggito in auto. Raggiunto poco dopo era stato trovato ubriaco e gli era stata ritirata la patente. Quando più tardi la moglie lo aveva raggiunto, l'uomo l'aveva aggredita, picchiata con violenza in presenza delle due bambine, attribuendole la colpa dell'intervento della polizia e quindi del ritiro della patente. La donna era ricorsa alle cure mediche del pronto soccorso per diverse contusioni, denunciando poi il marito per le vessazioni, mortificazioni psicologiche, le minacce, le percosse, le ingiurie che avrebbe subito da anni a causa di una immotivata gelosia e dell'abuso di alcol. In seguito alle indagini svolte negli ultimi mesi, il sostituto procuratore Raffaela Gammarota ha quindi chiesto e ottenuto dal GIP Pierluigi Panariello il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne. Marcello Migliosi, TF Channel News, Terni. La Guardia di Finanza di Gubbio ha effettuato una nuova operazione anti-evasione fiscale e ha scoperto, assolutamente sconosciuti al fisco, un concessionario di auto e un'auto-officina. La tenenza della Guardia di Finanza di Gubbio nell'ambito delle istituzionali attività di controllo economico del territorio ha eseguito due distinte verifiche fiscali nei confronti di un concessionario di auto e di una officina meccanica, entrambi risultati essere evasori totali. In particolare nel comprensorio Ugubino è stata individuata un'officina meccanica che per ben 6 anni, dal 2006 al 2011, ha omesso di presentare al fisco le dichiarazioni annuali dei redditi e i relativi versamenti delle imposte, risultando quindi essere evasore totale. Nei comuni limitrofi invece è stato individuato un concessionario plurimarche di autoveicoli che per ben 2 anni, nel 2009 e nel 2010, non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi dell'IVA, assumendo così anch'egli la veste di evasore totale.
Al termine delle attività ispettive, complessivamente è stata accertata la sottrazione a tassazione di ricavi per 260.000 euro, un'IVA dovuta per 46.000, ed una maggiore base imponibile di IRAP di 255.000 euro. Marcello Migliosi, TV Channel News, Gubbio, Perugia. Il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato una serie di controlli capillari nelle zone venatorie, quindi di caccia della Merino, nella zona di Amelia, in provincia di Terni. Vediamo. Sono circa 60 i controlli effettuati nei giorni scorsi dal personale del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Amelia in provincia di Terni nell'ambito del controllo sul regolare svolgimento dell'attività di caccia che viene largamente esercitata sul territorio del comprensorio amerino. A seguito dei controlli effettuati sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per un importo totale di 1.838 euro, 7 sequestri amministrativi. Gli illeciti principalmente riscontrati dagli agenti della forestale riguardano il mancato rispetto delle distanze previste da strade e abitazioni, la detenzione di apparecchi a funzionamento elettromagnetico riproducente versi di avifauna, la mancata annotazione del tesserino venatorio e l'omessa custodia dei cani da caccia. Inoltre in due casi sono stati sorpresi i cacciatori che avevano abbattuto esemplari di specie protette, nel caso fringuelli prontamente sequestrati insieme alle armi e messe a disposizione dell'autorità competente. I controlli hanno riguardato anche la verifica del rispetto di divieto di esercitare l'attività di caccia nelle aree boscate percorse da incendi, divieto che vige per la durata di 10 anni dall'evento. Vertice in regione per la conta dei danni legati al maltempo, dal governo 250 milioni di euro per le popolazioni di Umbria e Toscana. Ballarani. 250 milioni di euro per le regioni Umbria e Toscana colpite dalle piogge di questi giorni. È lo stanziamento che arriverà dal governo per le zone che sono state messe in ginocchio dall'alluvione. La Commissione Bilancio della Camera, nell'approvare la legge di stabilità e la legge di bilancio, ha approvato anche l'emendamento sui fondi per il maltempo, nonostante il governo avesse espresso parere negativo. La legge deve ora essere approvata dall'Aula. I soldi provengono dal fondo di 1,2 miliardi di euro che la legge di stabilità prevedeva di usare per la defiscalizzazione dei contratti di produttività. Ma quanto di questi fondi andrà all'Umbria? La regione intende procedere in tempi brevi ad una stima il più puntuale possibile dei danni provocati alle imprese agricole dalle alluvioni che hanno colpito vaste zone. È quanto ha comunicato l'assessore regionale alle politiche agricole Fernanda Cecchini nella riunione del tavolo verde che si è svolta ieri. Oggi la Presidente Marini ha ribadito che occorre varare immediatamente un piano straordinario con risorse certe e stabili per tutto il comparto delle imprese industriali, artigianali ed agricole che dagli eventi alluvionali hanno subito un danno enorme e chiede allo Stato il varo di un programma nazionale di interventi straordinari. Le prime stime arrivano da Terni. Servirebbero 21 milioni totali per la messa in sicurezza, 3 in particolare le linee di intervento, 5 milioni di euro per la pulizia delle strade, 4 milioni per il ripristino dei sistemi di sicurezza sul fiume Paia e 12 milioni per la realizzazione degli interventi strutturali e definitivi sulle rive del fiume stesso. Il comune di Città della Pieve ha invece stimato il valore dei danni in 6 milioni e mezzo di euro, 4 milioni e 250 mila per le attività produttive, commerciali e agricole delle frazioni di Pobandino e Ponticelli, oltre 1 miliardo per i danni alle abitazioni private e 1.250.000 euro per ripristinare e consolidare strade, effettuare interventi su reti fognari, edifici pubblici. Salone d'onore di Palazzo Donini questa mattina ha presentato il rapporto sociale sistema 2010-2012. Pianigiani. Su circa 11.000 occupati in Umbria nelle cooperative sociali e di servizi aderenti a LegaCoop, sono circa 1 migliaio a rischiare il posto di lavoro a causa del rarefarsi delle risorse pubbliche e private per i soggetti committenti. È il grido d'allarme lanciato oggi a Palazzo Donini a Perugia nel corso della presentazione del rapporto sociale di sistema 2010-2012 dal presidente delle cooperative sociali di LegaCoop Umbria, Adriano Padiglioni. In realtà il dato complessivo penalizza giovani e donne più esposti ai tagli conseguenti alla perdurante crisi e alla spending review del governo Monti. Per questo, come è emerso dai vari interventi nel corso della presentazione, occorre ripensare radicalmente al modello di sviluppo e agli stili di vita dei cittadini, investendo di più sull'innovazione, sul welfare e sulle green economy.
Noi diciamo cambiare paradigma, ovvero cambiare un diverso rapporto tra pubblico e privato, pensare che la risposta per nuovi servizi, servizi innovativi, non può passare solo attraverso un rapporto con il mercato, ma invece avere una qualità e un'innovazione dei servizi, a partire dai servizi del welfare e servizi anche di altro tipo. Dalla cooperazione sociale umbra, impegnata soprattutto nel sostegno alle persone più deboli, è partita dunque la sfida, in primo luogo al mondo politico, per cambiare l'agenda del Paese, mettendo al centro i bisogni dei cittadini e le competenze dei giovani. Paolo Pianigiani, TEF Channel News, Perugia. E sempre a Perugia, oggi il convegno sul tema nuovo welfare, proposte per arginare la disoccupazione, non solo. Ballarani. Non si può parlare di welfare se c'è disoccupazione. Lo sostiene il Centro Internazionale Studi e Ricerche, che nella giornata di oggi a Perugia ha voluto creare un'occasione di confronto tra rappresentanti del mondo politico, sindacale e industriale e coloro che lavorano nelle amministrazioni locali e che hanno quindi un rapporto diretto con i cittadini. La disoccupazione è un fenomeno grave, ma occorre esaminarla, dicono, nella sua effettività. Il primo dato che emerge dalle indagini del CISR è infatti che la disoccupazione numerica non coincide con quella reale e che quando si parla di disoccupazione bisogna distinguerla dal disagio sociale. In Umbria i dati sono allarmanti. La disoccupazione si aggira intorno al 12,15%, ma dall'indagine emergerebbe che tra i giovani, che spesso godono del sostegno della famiglia, il disagio sociale si avverte di meno rispetto alla fascia che il centro studi ha identificato come la più colpita, specie dopo il tanto discusso articolo 13 della riforma Fornero, che riguarda i licenziamenti individuali per motivi economici. Questa fascia di età è quella degli over 55. È questa, secondo il CISR, la categoria più vulnerabile, che porta, in caso di licenziamento, a tre risvolti negativi: disagio sociale, incentivo del lavoro nero e danno a chi lavora in maniera regolare. Il benessere con la disoccupazione non può coesistere. Noi non proponiamo nulla, noi lanciamo delle idee perché da osservatori sociopolitologici evidentemente osserviamo le fenomenologie e cerchiamo di dare delle soluzioni. Sarà la platea, saranno i relatori che dovranno avanzare delle proposte, confluendo nella parte finale della giornata di studi, che in effetti è un dibattito vero e proprio. Da lì verranno fuori degli atti, delle proposte, verranno fuori gli atti del convegno che, come istituzionalmente noi facciamo di solito, trasferiamo alle legislativo. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. Adesso è il momento della borsa, vediamo l'andamento dei listini con Ballarani che è in postazione. Milano, maglia nera al termine di questa settimana finanziaria che si chiude all'insegna della negatività. Piazza Affari, FTSE MIB della Borsa di Milano ha chiuso le contrattazioni in ribasso del 2,02%, il DAX di Francoforte meno 1,32%, l'FT di Londra meno 1,27%, il CAC di Parigi meno 1,21%. Tuttora operative le borse americane mentre trasmettiamo la nostra diretta delle ore 19. Il Dow Jones di New York segna al momento più 0,15%, negativo il Nasdaq, al momento in ribasso dello 0,31%, lo spread è in calo dello 0,36% e si attesta oggi a 356,41 punti base. Molto positivo il bilancio dell'edizione 2012 di Umbria Libre, Perugia, manifestazione dedicata all'editoria organizzata dalla Regione dell'Umbria. Paolo Pianigiani. Circa 200 ospiti fra scrittori, filosofi, sociologi, storici e studiosi di ogni ambito che sono intervenuti ad oltre 100 appuntamenti e incontri tematici. Oltre 20.000 presenze soltanto a Perugia e circa 6.000 visitatori della libreria, che ha visto la presenza di 50 espositori con un'offerta di 800 titoli e un totale di 8.000 libri. È decisamente positivo il bilancio della 18ª edizione di Umbria Libri. La rassegna culturale organizzata dalla Regione Umbria, con il titolo Lo Stato degli Italiani, si è svolta a Terni dal 2 al 4 novembre presso la sede del Centro Culturale Caos e a Perugia dall'8 all'11 novembre all'interno della Rocca Paolina e in altre sedi del Centro Storico.
La partecipazione del pubblico anche attraverso il web è stata la novità dell'edizione 2012. In pratica i cittadini sono stati invitati a scegliere sul sito un aggettivo e un colore per descrivere lo stato degli italiani, tema appunto dell'edizione 2012 di Umbria Libri. Dal sondaggio è emerso però un giudizio negativo dello stato italiano sulla base degli aggettivi pervenuti e di alcuni suggerimenti legati alla cronaca. Sarà tramite un collegamento video il capo dello Stato Giorgio Napolitano ad accendere quest'anno le migliaia di luci dell'albero di Natale più alto del mondo a Gubbio, sempre pianigiani per noi. Sarà il capo dello Stato Giorgio Napolitano ad accendere l'albero di Natale di Gubbio, il più grande del mondo. La cerimonia su richiesta del Quirinale sarà organizzata mercoledì 5 dicembre 2012, in anticipo di 2 giorni sulla data consueta dell'evento, la vigilia della festività dell'Immacolata Concezione. Ciò perché il 7 dicembre il presidente Napolitano ha in agenda impegni istituzionali che non sono conciliabili con l'intervento egubino. La modalità dell'accensione dell'albero luminoso sarà la stessa utilizzata da Papa Benedetto XVI lo scorso anno. Napolitano sarà presente a Gubbio grazie a un collegamento video curato dallo staff tecnico del Quirinale. Da una sala degli appartamenti presidenziali e grazie all'ausilio telematico di un tablet il presidente premerà il pulsante che in tempo reale farà illuminare tutti i punti luce che disegnano l'abete sul versante sud del Monte Ingino. Salutato e accolto dal presidente del comitato Albero di Natale più grande del mondo, Pavilio Ramacci, e dal sindaco di Gubbio, Diego Guerrini, prima di accendere l'albero di Natale, Giorgio Napolitano manderà un messaggio agli ugubini e a tutti gli italiani, proprio come nel 2011 aveva fatto il Santo Padre. Il Teatro Morlacchi a Perugia ha ospitato il concerto della Mahler Chamberlain Orchestra, inserito nella stagione degli Amici della Musica, Ballarani. Il Teatro Morlacchi di Perugia ha ospitato un appuntamento con i grandi classici della musica sinfonica europea. Sul palco per uno dei concerti della stagione degli Amici della Musica, la Mahler Chamber Orchestra. Grande affluenza di pubblico per assistere alle performance di uno degli ensemble artisticamente più interessanti del panorama internazionale. Il concerto è cominciato con la musica atonale di Igor Stravinsky, del quale la Mahler Chamber Orchestra ha eseguito il concerto in re per orchestra d'archi. Il viaggio sonoro si è poi spostato sulla musica tonale di Beethoven con il concerto numero 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra, poi ancora Stravinsky con l'octet per flauto, clarinetto, 2 fagotti, 2 trombe, 2 tromboni, e in chiusura si è potuto assistere al virtuosismo del pianista della Mahler Chamber Orchestra che ha eseguito con maestria il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37 di Beethoven. La Mahler Chamber Orchestra è stata fondata nel 1997 da membri della Gustav Mahler Jugendorchester. Erano tutti giovani, infatti, musicisti che ieri sera hanno deliziato il pubblico perugino. Il Perugia Calcio ha cambiato allenatore, ma non il modulo. Andrea Camplone ripropone 4-3-3. Paola Costantini. Si avvicina l'esordio in panchina per Andrea Camplone alla guida del Perugia dall'inizio di questa settimana. Domenica allo stadio Curi arriva il Frosinone nell'undicesima giornata di campionato. Il nuovo tecnico non sembra intenzionato a cambiare modulo, per cui contro l'11 in vetta alla classifica con Pisa e Latina dovremmo rivedere in campo il 4-3-3. Camplone sarà comunque costretto ad attingere dalla panchina. Sono 3 gli squalificati, e cioè Koprivec, Caccioli e Lebran, e così dovrebbe scendere in campo Russo insieme con Jefferson, con la possibilità di rientro anche per Giordano. Sarà schierata dunque una difesa d'emergenza che domenica si troverà di fronte il secondo attacco del girone. A centrocampo l'incognita è Di Tacchio, che soffre per un risentimento ai flessori della gamba destra. Se non ce la dovesse fare al suo posto potrebbe essere chiamato Carlotto. Sin dal primo appuntamento con il suo campionato Camplone incontra delle difficoltà. Solamente domenica sapremo quali risposte arriveranno dalla squadra. Domenica al blasone arriva Interreggio per Foligno, Adamo è l'unica novità.
A piccoli passi il Foligno ha imboccato la strada della risalita nella classifica del girone B della seconda divisione, dopo la deludente fase iniziale del campionato. Ancora non ha lasciato alle spalle la temuta zona retrocessione, ma a 11 punti, con un nutrito gruppo di squadre alla sua portata, può agevolmente beneficiare del prossimo turno casalingo contro i calabresi dell'Interreggio, penultima con 6 punti all'attivo, per compiere un altro decisivo balzo verso zone più tranquille. In vista della sfida di domenica prossima al Blasone, l'allenatore dei Falchetti, Francesco Monaco, non è intenzionato a modificare l'assetto della squadra, che si è ben comportata in trasferta contro l'Arzanese. L'unica novità imposta dal giudice sportivo è costituita dal rientro dalla squalifica del difensore Adamo, punto fermo del trio di retroguardia. Per gli altri ruoli, a centrocampo, probabili Rampi e Petti esterni, Borgese regista centrale e Vassallo e Fiordiani nel ruolo di mezzala. In attacco, sicuri Balistreri e Gaeta. Sala Pagliacci della provincia di Perugia, arti marziali, è stato presentato il terzo trofeo I Poeti del Judo. Per noi c'era Valentina Baldoni. Sono previsti 800 judoka, 300 hanno già confermato la loro iscrizione. Esordienti, cadetti, juniores e seniores fino alla cintura nera secondo Dan. È tutto pronto per la terza edizione del trofeo I Poeti del Judo, in programma il 24 e 25 novembre al Palazzetto dello Sport di San Mariano di Corciano. L'iniziativa è stata presentata stamattina a Perugia in conferenza stampa. Una manifestazione a livello nazionale dove vengono coinvolti tutte le classi di atleti in gara, ci sono, partendo dalle classi giovanili, quindi arrivare agli agonisti, diciamo anche di alto livello. Sabato pomeriggio dalle 15 si inizierà con gli esordienti A e B, domenica mattina dalle 9 toccherà invece ai cadetti senza distinzione di cintura, a seguire juniores e seniores fino a cintura verde e la gara fino a cintura marrone e nera valida per il Gran Premio primo e secondo Dan. Ospiti speciali il judoka Elio Verde, quinto classificato alle Olimpiadi di Londra, e Luca Poeta, medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Roma di quest'anno. Che cosa significa per un occidentale praticare a livelli così alti un'arte marziale? Sicuramente uno stile di vita e un modo per avere dei principi che forse adesso mancano un po' nella civiltà di oggigiorno. Quali sono questi principi in estrema sintesi? Sicuramente il rispetto verso il proprio avversario, e già riuscire a rispettare il proprio avversario durante un incontro è una cosa molto importante, perché riportato poi sulla vita di tutti i giorni è importante saper rispettare anche le persone che hai vicino, che a volte magari può capitare di non trovarti bene e di avere dei problemi. Valentina Baldoni, TEF Channel News, Perugia. E ora è il momento delle flash news insieme a Paolo Pianigiani, poi subito dopo la sigla. Buona serata, buon fine settimana. La Barton Cus Perugia, capolista del girone B di Serie B di rugby, sta approfittando della pausa del campionato per allenarsi e far recuperare i giocatori che hanno qualche acciacco. I ragazzi di Tagliavento torneranno in campo domenica 2 dicembre a casa del Prato Sesto, quinta in graduatoria con 17 punti, 8 meno dei biancorossi. Domani il Palaevangelisti di Perugia ospiterà la terza prova del campionato italiano di ginnastica ritmica a squadre. Appuntamento alle ore 14.30 con la serie A2 e alle ore 19 per la serie A1. Per l'Umbria gareggerà tra le altre la campionessa Andrea Stefanesco. Appuntamento con il derby di pallavolo femminile per la Edilpass Ribastia. Al palazzetto di Viale Giontella, sabato sera alle ore 21.15, la rivale da affrontare sarà la Lucky Wind Trevi, che cerca un rilancio dopo le 5 battute d'arresto patite in questo avvio stagionale. Un'altra difficile sfida attende la squadra femminile perugina di calcio. Probabile ritorno a Brescia fra i titolari della Migliorini. Sulla carta la Grifo contro il Brescia non sembra avere chance, ma dopo il pesante KO interno contro Tavagnacco la formazione di Scapicchi proverà a invertire la rotta. Le Lombarde sono attualmente la terza forza del campionato.